Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Cambia la disciplina degli incarichi dei direttori della struttura operativa della Giunta Regionale sulla base dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti. Vediamo il risultato che si è raggiunto in Consiglio regionale con l'approvazione della legge sul personale è un risultato importante, direi quasi straordinario per le modalità. Con le quali si è giunti a questo risultato. Io rivendico eh, nella mia veste di Presidente di Commissione di aver articolato i lavori della prima Commissione in modo tale da rivendicare, eh, in maniera anche prepotente, la dignità e il ruolo che deve avere il Consiglio regionale, che deve avere anche l'attività che si fa in Commissione per l'approvazione delle leggi. L'indirizzo politico che avevamo maturato, che avevo maturato io come presidente di commissione, ma che aveva maturato anche il gruppo del Partito Democratico, era quello di dar vita ad un atto che fosse esclusivo recepimento delle indicazioni che ci erano arrivate dalla Corte dei Conti nel riportare. Le figure dei direttori e poi anche quella del direttore generale e del segretario del consiglio regionale nella pianta organica dei dirigenti. E così è stato fatto. Le uniche disposizioni che escono da questa approvazione sono in recepimento delle indicazioni della Corte dei Conti. Tutto quello che era estraneo a quelle indicazioni non è più contenuto nel testo di questa legge. È una legge importante che dà autonomia alla politica, che consente di nominare ai vertici delle strutture regionali persone che hanno merito, competenza professionisti che possono guidare quindi i ruoli apicali delle direzioni aziendali della nostra regione, degli assessorati, quindi merito e competenza che tornano protagonisti, supremazia della politica come è corretto che sia perché il mandato degli cittadini è nelle mani dei loro rappresentanti politici che però hanno possibilità anche di revocare i dirigenti, di interrompere le loro attività o periodi di durata delle nomine che possono variare dai 3 ai 5 anni e anche possibilità di farle anche dopo 60 giorni dell'insediamento. Quindi ci sono degli elementi positivi, noi siamo stati fondamentali per fare in modo che questa legge arrivasse in aula e fondamentali per fare in modo che questi articoli, che sono poi il cuore principale della modifica legislativa, venisse poi approvata. Quindi rivendichiamo con forza il nostro ruolo e quindi rivendichiamo che la politica può appropriarsi diciamo, di una squadra propria nel momento in cui molte volte la burocrazia o le funzioni Tecniche, sono dei limiti. Noi non abbiamo partecipato al voto, non abbiamo partecipato al voto in quanto come dire, siamo arrivati alla fine di un ITER che eh, abbiamo definito in aula quasi come un telefilm a puntate. Questo è un provvedimento che è nato per adeguarsi a delle prescrizioni della Corte dei Conti è diventato un terreno di scontro di fatto all'interno della maggioranza. Un terreno di scontro che si è consumato appunto in commissione attraverso una serie di tappe, di, diciamo, di sedute che poi tra scontri più o meno latenti hanno portato al testo che è arrivato oggi in aula. Eh, quindi, come dire, una partita interna, vedremo se poi eh, il, il ruolo delle commissioni, che è stato anche fortemente rivendicato dal presidente Bugliani. Eh, sarà e sarà mantenuto diciamo, al centro dell'attività legislativa senza ulteriori tentativi di forzature da parte della Giunta eh, oppure se assisteremo da qui ai prossimi mesi ripeto, a un ulteriore scontro. Non si è parlato di nomine di direttori prima che qualcuno pensi che la Regione stia nominando nuove figure, ma semplicemente di un adeguamento della normativa esistente che ci è richiesta dalla Corte dei Conti. In pratica fino ad oggi i direttori venivano nominati dal neoeletto governatore una volta eletto e non c'erano limiti eh, né indicazioni sulla durata dei contratti, potevano essere nominati per la durata dell'intera legislatura ma anche soltanto per un anno e quindi dopo un anno eh, poter essere sostituiti, la Corte dei Conti ci ha imposto sia da un, un, da un punto di vista economico di gestire i fondi a loro destinati in una determinata maniera, sia da un punto di vista contrattuale di fissare le durate. Quindi era una legge eh, dovuta, era un adeguamento dovuto, una richiesta della Corte dei Conti su cui si è montato un caso nazionale, abbiamo visto il presidente Bugliani e il Presidente Gianni litigare, becchettarsi in Consiglio, rimandare. Questa legge, che ha subito emendamenti e controemendamenti, era semplicemente una legge di adeguamento a una richiesta della Corte dei Conti da fare in cinque minuti. Il Partito Democratico in Toscana è riuscito a montarci sopra un caso e a farlo durare due mesi. Il Consiglio regionale sosterrà il consolidamento degli istituti di istruzione tecnica superiore toscani per dare risposta ai bisogni formativi dei ragazzi e alla domanda ad elevata competenza del tessuto imprenditoriale. Questa risoluzione nasce da un lavoro lungo fatto dalla Quinta Commissione di un percorso di audizione di tutti i soggetti interessati e di ascolto delle istanze dei territori. La formazione professionale terziaria cosiddetta, cioè di livello superiore paragonabile all'università, ha avuto un forte impulso in questi anni e adesso è in corso una riforma nazionale della legge istitutiva degli ITS e anche un forte, un forte incremento dell'investimento in questo settore di formazione che nasce dal PNRR. Quindi con la nostra risoluzione, anch'essa approvata all'unanimità, abbiamo chiesto all'Aula di sollecitare la Giunta nel monitorare l'avanzamento della riforma e nel dare ascolto ai territori toscani, a tutte le province e ai settori industriali. Perché si dia risposta al bisogno di formazione professionale e di specializzazione professionale con i profili che interessano poi alle imprese che debbono assumere i ragazzi formati. Questa risposta non nasce necessariamente da un aumento delle fondazioni, che sono lo strumento eh, giuridico che è adoperato per realizzare questi percorsi formativi, ma magari da una loro migliore articolazione e da un aumento dei corsi senza aumento delle fondazioni. Questo starà al governo e alla regione deciderlo, noi chiediamo che questo settore sia eh, tributario di forte attenzione perché ci sembra strategico e i buoni risultati ottenuti finora senz'altro da sostenere. Gli ITS sono degli istituti di formazione importante, di istruzione secondaria eh, superiore, che consentono ai ragazzi una volta usciti dalle scuole superiori di avere un percorso formativo che consente loro di avere anche una specializzazione per entrare subito nel mercato del lavoro, per arrivarci in maniera professionalizzata, per fare anche dei percorsi di crescita personali. Esistono sette fondazioni in Toscana, tante delle risorse comunitarie che verranno investite nei prossimi anni. Noi chiediamo un potenziamento di questo sistema che ha funzionato, che dà delle percentuali di occupazioni altissime, che consente comunque ai ragazzi di continuare a formarsi, di crescere, quindi di avere un processo di cultura costante, ma nello stesso tempo interazione pubblico e privato, imprese e regione per cercare mediante questi processi di formazione di consentire di avere dei percorsi di inserimento lavorativi mirati in base ai settori eh, produttivi che necessitano di formazione professionali. Quindi eh, a nostro avviso è un meccanismo che va incentivato non tanto in termini di numero di fondazioni quanto come numero di attività e di settori che possono appunto dare un percorso formativo importante ai ragazzi. Sono istituti particolari perché sono specifici delle varie filiere tipo la filiera dell'oro, la filiera della pelletteria, dell'agroalimentare, eccetera. In Toscana, così come in tutta Italia, sono gestiti da fondazioni, fondazioni a cui fanno parte eh, comuni, enti locali, eh, camere di commercio, privati anche, che gestiscono questi corsi. C'è in questo momento una alla Camera una legge per cambiare un po' qualcosa perché si è visto che in Italia sono poco frequentati. Per farvi un esempio, in Germania sono un milione di ragazzi che li seguono, in Italia 20.000. Quindi si deve cercare in ogni modo di farli conoscere. Probabilmente quello che manca è anche un orientamento per i ragazzi delle scuole superiori per far conoscere eh, diciamo, l'esistenza di questi istituti dove eh, i ragazzi fanno scuola- lavoro, quindi gli insegnanti sono per la maggior parte del mondo produttivo, poi ci sono anche insegnanti dell'università, eccetera, e poi fanno degli stage eh, nelle aziende del territorio. Quindi sono molto importanti proprio perché diciamo che chi esce da lì all'80-85% trova lavoro. È stato fatto un dibattito anche all'interno della Commissione Europa per quanto riguarda gli istituti tecnici, l'ITS e la formazione professionale. Queste, eh, questa formazione è sicuramente fondamentale ed è necessario improntarla nel modo migliore. Migliore significa che è fondamentale sì la professionalizzazione è specifica per eh, un certo mercato del lavoro che è in continua evoluzione, va ricordato. Ma è necessario anche che all'interno di questa formazione le soft skills, quindi quelle capacità trasversali eh, che spesso anche la scuola ordinaria eh, trascura un po' all'interno dei suoi programmi, vengano sviluppate perché saranno fondamentali anche all'interno di un mercato del lavoro che, come abbiamo detto, è in continua evoluzione. Ed è necessario anche monitorare la qualità dell'insegnamento che viene appunto esercitato per tramite del lavoro delle fondazioni. Quindi è necessario monitorare dal punto di vista economico come vengono spese queste risorse e la qualità della formazione che viene fatta. Questo è fondamentale non soltanto adesso ma anche per il futuro. La consultazione pubblica in vista degli stati generali della sanità andrà avanti fino al 31 agosto una decisione presa in virtù dell'alto interesse manifestato finora dai cittadini e dagli stakeholders. Gli Stati Generali della Sanità sono un momento per noi molto importante, un momento di ascolto, di partecipazione, di confronto. Consentitemi di ringraziare il Presidente Enrico Sostegni per l'enorme lavoro che sta svolgendo insieme ai membri della Commissione ormai da qualche settimana. Eh, audite più di 50 persone in eh, commissione, più di 100 contributi ricevuti sul portale. Credo che questa sia buona politica. La buona politica è essere all'altezza degli occhi delle persone, delle loro aspettative. La pandemia eh, ci ha insegnato tanto e credo che l'obiettivo finale debba essere quello di lavorare ad una proposta che guardi alla sanità del futuro, una sanità fatta sempre più di investimenti in tecnologie di investimenti sul personale, della necessità di integrare Sempre di più l'ospedale e il territorio. O noi abbiamo la capacità di sapere che tutt'oggi abbiamo ancora tanto da recuperare con le grandi regioni d'Europa, soprattutto dal punto di vista della capacità di investire sul nostro territorio, eh, oppure non svolgeremmo appieno il nostro, il nostro compito. E quello che noi vorremmo alla fine di questa grande campagna di ascolto è di valutare nel dettaglio come poter modificare la legge che noi abbiamo approvato ormai quasi cinque anni fa una legge che deve tener conto delle istanze dei professionisti, degli operatori, ma dei cittadini, con un obiettivo. L'obiettivo deve essere quello di saper offrire sempre più lo stesso livello di servizi sia a chi vive nelle grandi città, sia a chi vive nei borghi più periferici della nostra regione. Intorno a questa sfida e alle risorse che arriveranno dal piano nazionale di ripresa e resilienza, noi ci giochiamo un pezzo della sanità del futuro. Prorogare il periodo di del portale perché siamo a oltre 100 contributi eh, e, e notiamo che la notizia si sta diffondendo tra i professionisti in queste settimane e continuano ad arrivare in questi giorni i contributi per noi è un elemento importante. Gli elementi che sono venuti fuori dalle tante audizioni fatte sono molteplici, abbiamo fatto intanto alcuni focus che ci hanno permesso di focalizzare appunto l'attenzione su alcune questioni, sono sulle aree interne, su questo tema di come organizzare la sanità nelle aree marginali della regione, sono venuti fuori dai dati di ARS degli elementi molto significativi anche rispetto al giudizio che normalmente diamo sull'organizzazione del servizio in queste aree. Faremo il 15 un focus sull'emergenza urgenza, perché anche questo è uno dei temi caldi, vediamo mancano professionisti, ci sono modelli disomogenei di organizzazione in Toscana che vorremmo riportare a omogeneità e questo sarà un altro elemento. E il 29 faremo un focus sul digitale sulla digitalizzazione, sia nel senso di come si possono rendere interoperabili e meglio funzionanti i sistemi informativi del sistema sanitario regionale, sia su come il digitale cambierà l'organizzazione sanitaria nei prossimi anni. Abbiamo chiesto a questo un contributo del MES, dell'ARS e ci permetterà quello di vedere come il sistema nei prossimi anni sarà rivoluzionato e stravolto dal sistema sanitario. Ovviamente poi i temi sono quelli del personale sanitario, che è un tema fondamentale, quello della programmazione fra le aziende, nell'audizione dei direttori è venuta molto chiara questa necessità di una forte programmazione tra i livelli, ovviamente di aziende, quindi aziende universitarie e le aziende territoriali e poi il tema del territorio che è l'elemento, come sapevamo, che viene sempre fuori dalle dalle audizioni dei vari soggetti come elemento sul quale mettere le mani in maniera veloce. Tengo a precisare anche che noi abbiamo aperto la carrellata di audizione con un'analisi dei dati da parte dell'ARS, del MERS, del MES e poi anche di ARPAT e di IRPET, perché anche il contesto socio-economico è fondamentale, e quello ambientale, per agire sui determinanti, eh, sui determinanti di salute e che tra gli auditi e anche tra coloro che hanno chiesto o danno contributi ci sono appartenenti a tutte le categorie, quindi i professionisti, ma le organizzazioni sindacali, le organizzazioni imprenditoriali, i singoli cittadini, il terzo settore, tutto il mondo del volontariato.